Bene ragazzi, bentornati anche oggi in un altro fantastico clipino on the road. Oggi torniamo a parlare assolutamente di videogames, videogiochi, perché colgo l'occasione appunto del fatto che comunque voglio parlare di un gioco. In realtà voglio parlare di una serie di giochi, di una saga, di una serie che comunque molto prolifica nell'ambiente del mercato videoludico. Ma colgo l'occasione del fatto che comunque ho rigiocato il gioco di cui voglio parlare, appunto, in questo clipino qua. L'ho giocato per l'ennesima volta, è finito qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, e allora mi è venuta assolutamente la voglia di parlare in maniera assolutamente anche sentita di questa saga di giochi, molto criticata, molto apprezzata da una vasta gamma di giocatori, ma anche molto criticata da tutta un'altra branca di giocatori. Sto parlando assolutamente della serie di giochi Call of Duty, ma in quell'occasione di quel clipino qua voglio parlare più precisamente in dettaglio di questo, di Call of Duty, appunto, Advanced Warfighter, Advanced Warfare, che non è l'ultimo uscito, non è l'ultimo esponente della saga. È una saga che ogni anno esce un titolo, ormai sono tanti anni che l'Activision, che è il publisher, il realizzatore di quella saga qua, detentrice dei diritti di quella saga qua, ogni anno ci butta fuori, ci regala un nuovo capitolo di Call of Duty. Ormai sono tanti anni, fin da assolutamente dalla passata generazione. Questo qui, Advanced Warfare, è praticamente il titolo che era uscito nel 2014. Ma perché voglio parlare di questo? Parlare di questo qua perché secondo me, Advanced Warfare, secondo me, se siete amanti della saga di Call of Duty, se li avete giocati tutti, potreste essere d'accordo con me sul fatto che secondo me è uno dei capitoli più belli. Allora, voglio fare però una premessa, ci tengo, perché quando si parla di Call of Duty, come si parla quando si parla di Battlefield, bisogna sempre fare delle premesse, bisogna sapere, bisogna capire che questi giochi qua sono giochi che vengono realizzati, diciamo, quasi da due team diversi in parallelo, perché parliamo di FPS, ovvero di sparatutto in prima persona, di first person shooter, e sappiamo che questi giochi qui hanno avuto un incremento incredibile di, appunto, di pubblico col multiplayer. Infatti io tengo a precisare che odio assolutamente il gioco in multiplayer, cioè odio il tipo di gameplay multiplayer classico, ovvero appunto quello a squadre, contro altre squadre, uno contro uno, uno contro tutti, cattura la bandiera, queste stronzate qua, non mi è mai piaciuto. Ho cercato anch'io di comunque sviscerare un po' l'argomento del multiplayer, ma mi sono accorto subito, tanti anni fa, che non era pane per i miei denti. Primo, perché comunque io ho sempre avuto la cattiva sensazione nel giocare, nel dedicare il mio tempo videoludico, appunto, alle parti multiplayer dei giochi. Ho sempre avuto la cattiva e spiacevole sensazione di essere lì, di stare un po' perdendo, buttando via un po' il mio tempo. Io poi, ben sapete, chi di voi mi conosce, essendo un amante del cinema, cioè non posso non apprezzare questi giochi qui che ti offrono dall'altra parte, escluso il multiplayer, ti offrono delle campagne in singolo giocatore che sono sì corte, e qui in tanti gettano benzina sul fuoco, fanno polemica sul fatto che comunque i giochi qua, Call of Duty, Battlefield, ti offrono delle campagne in singolo giocatore molto corte. Le campagne che se fate una sessione di gioco di 5, 6, 7, 8 ore, ve la bruciate tutti in una sessione sola. Però ragazzi miei, dobbiamo anche capire che sì, offrono campagne singolo giocatore molto corte, ma sono anche molto intense, cioè c'è un tripudio di azione, di sfasciamento, di galvanizzazione nelle sparatorie, di storie che sono veramente, cioè, sono veramente pane per i denti di un appassionato di cinema come posso essere io, ma come possono essere anche tante altre persone. E quindi la premessa è questa qua, la premessa è che io quando parlo di questi cazzo di giochi qua, Call of Duty e Battlefield in primis, perché sono tra gli sparatutto in prima persona più famosi e più venduti,
ormai da tanti anni, io esprimo i miei giudizi solo e unicamente per la parte in single player, per la parte appunto della campagna, della breve campagna che ogni Call of Duty e ogni Battlefield offrono al giocatore che è interessato unicamente a viversi quelle 6, 7, 8 ore di campagna breve ma intensa, appunto perché magari come me è amante del cinema e quindi se è amante del cinema d'azione nei Call of Duty e nei Battlefield uno può trovare assolutamente pane per i suoi denti. E quindi figa, Call of Duty Advanced Warfare è un titolo secondo me molto molto interessante, secondo me veramente parliamo veramente di uno dei capitoli più belli della saga. Poi dobbiamo anche citare questo, che in questo Call of Duty appunto era la novità incredibile, una delle novità incredibili era che era stato ingaggiato un attore di fama internazionale, una delle più grandi star di Hollywood, del cinema americano, che appunto è questo, ragazzi miei, è Kevin Spacey. Poi Kevin Spacey sappiamo che purtroppo quel gioco qua è del 2014, quel gioco qua è stato fatto prima dello scandalo incredibile che ha travolto e ha, secondo me, rovinato in maniera definitiva una carriera brillante di un attore incredibile come Kevin Spacey, seppur non è mai stato uno dei miei attori preferiti, però bisogna riconoscere che è un attore della Madonna. Basta guardare Seven per dire due titoli, e basta per farvi capire il potenziale e la bravura incredibile di un attore come Kevin Spacey. Anzi, me ne cito tre. Vi cito American Beauty in ordine di realizzazione dei film. Vi cito American Beauty, film capolavoro, ma con un Kevin Spacey figa incredibile. Poi Seven, anzi Seven l'ha fatto prima, quindi Seven, dove fa la parte di figa, assolutamente del mega super killer, serial killer spietato, quasi filosofo, quasi poeta, fuori di testa in maniera incredibile. Il film Fantasma di David Fincher, poi appunto American Beauty di Sam Mendes qualche anno dopo. E poi bisogna citare anche il film, mi piace citare anche K-Pax è un film che secondo me l'hanno cagato in tre persone, ma secondo me è un ottimo film, è proprio bello, con Jeff Bridges e appunto Kevin Spacey, che è il coprotagonista della storia, sono entrambi coprotagonisti, hanno entrambi lo stesso spazio nel film. Un film un po' strano dove Kevin Spacey interpreta un personaggio che si autodefinisce lui un alieno che è venuto sulla Terra. Un film molto strano, molto, molto dolce, molto anche ironico in alcuni momenti, molto, molto malinconico in altri. E anche lì, ragazzi miei, magari il film non potrà essere giudicato un capolavoro, ma l'interpretazione di Kevin Spacey assolutamente sì. Quindi quel gioco qua, Advanced Warfare, è un gioco che nel 2014 che è arrivato prima dell'incredibile scandalo che ha travolto Kevin Spacey. Però cazzo, era per l'epoca era una novità della Madonna avere un attore di questo livello qua, che poi lui quando ha partecipato a quel gioco qua, lui era all'apice del successo grazie appunto al fatto comunque di essere il protagonista assoluto di una delle serie televisive più belle degli ultimi 10 anni, che è appunto House of Cards, dove lui interpreta questo politico che poi riesce a diventare a sua volta presidente degli Stati Uniti. E quindi è arrivato in un momento in cui era all'apice del suo successo, quindi sicuramente l'Activision per partecipare a quel gioco qua avrà sborsato $1 milioni per ottenere il suo consenso a entrare nel cast di quel gioco qua. Comunque Call of Duty, come ho detto prima, è sempre stata una saga di giochi, una serie di giochi che ha sempre un po' spezzato a metà il pubblico dei videogiocatori. Io ripeto, da amante del gioco classico in single player e da amante del cinema, consiglio assolutamente di giocare con tutti i Call of Duty, soprattutto quelli dell'ultima generazione, quelli usciti per le console di attuale generazione. Questi sono 4 e assolutamente Xbox One, perché sono veramente, cioè, vi sapranno dare veramente quelle 6-7 ore, massimo 8 ore di emozioni intense, condensate, offrendovi storie abbastanza banali, però ripeto, che sapranno
fondere benissimo la giocabilità frenetica e appagante di un gunplay in prima persona veramente esaltante, super veloce, frenetico, insieme ad una trama rocambolesca, piena di colpi di scena, piena di esplosioni, piena di scene action, a piedi, alla guida di mezzi, cazzo guarda, tra l'altro qui se devo ricordare le sezioni che fate alla guida di mezzi, qua figa, hanno messo dentro tutto, perché ci saranno al di là delle classiche sezioni appunto a piedi, dove voi vi vedete con l'arma in mano e sarà tutto per tutto un FPS in prima persona, classico, l'80% del gioco è così, ma per la rimanenza del 20% del gioco, qua ci ha messo dentro tutto, ci ha messo dentro sezioni dove guidate dei mezzi di terra e mezzi d'acqua, ci sono delle sezioni dove guidate anche praticamente un caccia militare, quindi un mezzo d'aria, ci sono le fantastiche sezioni alla fine del gioco, negli ultimi due capitoli sarete al comando di un mech, dentro una sorta di armatura di un mech, figa, super mega ultra potente, quindi lì sarà figa, sarà come essere partecipi di un capodanno cinese, saranno fighi fuochi artificiali dall'inizio alla fine, dell'ultima parte del gioco, quindi ragazzi, cioè, questo è un gioco che ti esalta, è un gioco che, ripeto, ti offre quelle 5, 6, 7, massimo 8 ore di campagna di singolo giocatore, che sono un tripudio di assolutamente di esplosioni e di spettacolarità elevate all'ennesima potenza, quindi assolutamente serie Call of Duty, io sono, mi ritengo tra la parte del pubblico che idolatra la serie Call of Duty, come anche la serie Battlefield, forse, torno a ripetere, forse in tanti tra i detrattori appunto della serie Call of Duty, anche di Battlefield, che anche loro magari sono più propensi a giocare questi giochi qua nella modalità single player, quindi a viversi unicamente la sola campagna breve che il gioco ti sa offrire, questa parte di giocatori qua criticano molto il fatto della durata del gioco, la durata della campagna di singolo giocatore, che dicono figa, 70 euro per viversi una campagna che dura solamente 7, massimo 8 ore, è un po' una presa per il culo. Io non sono assolutamente d'accordo, perché secondo me dobbiamo sapere mettere sulla bilancia tutti gli elementi. Se il gioco offrisse delle campagne buttate lì, che non danno emozioni, non offrono divertimento, non offrono spettacolarità, sono d'accordo che spendere 70 euro per un gioco che ti offre una campagna di singolo giocatore, che è l'unica cosa che vi interessa, parlando appunto della branca di giocatori che si avvicinano a questi giochi qua unicamente per viversi la campagna di singolo giocatore, sono d'accordo con loro, però parliamo invece di giochi, salvo qualche rarissima eccezione, qui mi viene da citare Call of Duty Black Ops 3, che forse dal punto che è quello che ho scritto dopo di questo nel 2015, forse è quello il titolo che secondo me si percepisce il fatto che chi ci ha lavorato non avevano le idee troppo chiare, hanno offerto una campagna di singolo giocatore secondo me che è troppo contaminata dalla parte multiplayer, sto parlando appunto del level design delle mappe e anche sì della storia scritta, perché si vede proprio che lì quando hanno fatto Black Ops 3 secondo me erano più concentrati nel lavorare sulla parte multiplayer. Invece al di là di quella piccola eccezione qua, se voi vi andate a giocare tutti i Call of Duty che sono usciti ormai da tanti anni, sono più di 10 anni che la serie Call of Duty è presente sul mercato, sempre con un capitolo, ogni anno c'è un capitolo nuovo, tra l'altro è imminente il capitolo nuovo, siamo ai primi di novembre, a metà novembre, fino a novembre c'è il capitolo nuovo che è praticamente, si chiama Modern Warfare, che è una sorta di reboot di uno dei capitoli più belli, che è stato Call of Duty 4, chiamato appunto sottotitolato Modern Warfare. Quest'anno l'Activision ha deciso di rebootare quell'universo lì, quei personaggi lì, gli stessi personaggi che erano presenti appunto in Call of Duty 4 Modern Warfare, che fu il primo Call of Duty
a dare una campagna in singolo giocatore ambientata appunto nella guerra contemporanea, perché Call of Duty, ricordiamolo, è nato come Medal of Honor, come Battlefield, sono sparatutto in prima persona, nati appunto nati, ma che hanno sempre offerto la guerra appunto della seconda guerra mondiale. Se andate a vedere i primi Call of Duty, i primi Battlefield, i primi Medal of Honor, erano tutti giochi che davano al giocatore il contesto narrativo e ambientale della seconda guerra mondiale. Poi l'Activision ha avuto quell'idea lì fantastica, anche perché un po' c'eravamo un po' tutti rotti i coglioni della seconda guerra mondiale, i nazisti, ha avuto l'idea di dare al giocatore per la prima volta con Call of Duty 4, Modern Warfare, di dare al giocatore un contesto narrativo contemporaneo, seppur condito di elementi di fantapolitica, no? Però comunque è stata una bella, una ventata d'aria fresca. E adesso, dopo aver sviscerato un po' il contesto narrativo del passato, quindi prima e seconda guerra mondiale, il contesto narrativo e ambientale del contemporaneo, seppur, ripeto, contaminato e condito da elementi di finzione, quindi parliamo di fantapolitica. Quando parliamo dei paesi medio orientali, dei terroristi dei paesi medio orientali, dopo aver sviscerato un po', di aver virato sul, diciamo, sul fantascientifico, perché poi se dobbiamo citare gli ultimi capitoli che sono usciti della serie Call of Duty ha toccato anche la vena un po' fantascientifica, con appunto il penultimo capitolo che è uscito appunto un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, che è Infinite Warfare, dove il gioco diventa chiaramente super mega iper fantascientifico, perché è ambientato appunto sullo spazio, sulle colonie, diciamo, sulle stazioni spaziali, e si è cercato di dare quella vena lì, no? Di evolvere il brand, offrendo uno spaccato di, diciamo, di ipotesi di quello che potrebbero essere le guerre ambientate magari della razza umana, ambientate negli anni 2050, 2060, 2100, una vena, una parentesi che il pubblico non ha apprezzato, invece io ho apprezzato tantissimo, perché poi magari quasi sicuramente farò anche un clippino dedicato appunto a Infinite Warfare, che secondo me è il capitolo più bello in assoluto che abbiano mai prodotto negli ultimi anni. È veramente un tripudio di spettacolarità e di galvanizzazione dello spettatore, che è una roba incredibile. Sono tornati adesso, l'Activision con Call of Duty è tornata, ha voluto rebuttare il brand appunto di Modern Warfare, e vedremo un po' fra qualche settimana se il gioco, subito mi fionderò immediatamente, lo spolperò e lo finirò in un paio di sessioni, perché sicuramente anche questa sarà una campagna di 6, dalle 6, che durerà dalle 6 alle 8 ore, non può essere che così, ma è giusto così, perché, ripeto, l'intensità di quello che ti danno è tutto condensato, e è giusto che siano campagne che non durano più di 8 ore, perché poi secondo me subentrerebbe il fattore di ripetitività e ci si romperebbe un po' i coglioni, secondo me. Comunque vedremo un po', anche lì sicuramente farò un clippino, quasi sicuramente, perché, ripeto, io sono un fan della saga, di Call of Duty, l'ho sempre apprezzato tantissimo, li consiglio sempre quando si parla di videogiochi, quando parlo con altri appassionati di videogiochi e di cinema, spesso e volentieri mi si risponde che assolutamente si conosce assolutamente la saga di Call of Duty, perché, ripeto, mi è naturale. Però ci sono tantissime altre persone, magari che sono amanti di cinema, sì, e sono magari amanti di videogiochi, che non hanno mai voluto avvicinarsi a questi tipi di giochi qua, e quindi io consiglio sempre assolutamente, questa qui è una saga che, ripeto, se volete unire la magia del cinema alla magia del videogame, questa saga qua, Call of Duty, ma anche la saga Battlefield, ripeto, mi sapranno dare delle belle emozioni, seppur brevi, ma delle grandi belle emozioni. Bene, ragazzi miei, come al solito ringrazio per il tempo che mi date a questi cazzo di cammini qua, per i 4-5 stronzi che mi seguono ossessivamente, lo dico sempre, è giusto ringraziarli, e vi rimando a un altro fantastico tempino.